Sei su voci.fm. Parlare di doppiaggio non vuol dire limitarsi ai soli doppiatori. Esistono altre tre figure importanti nella realizzazione della versione italiana di un film: l'assistente al doppiaggio, che si occupa della sincronizzazione del labiale; il fonico, specializzato nell'aspetto tecnico e della pulizia del suono; ma soprattutto il direttore di doppiaggio, che, come il regista con l'attore, si occupa di dirigere i doppiatori al leggio. Quando si parla dei più grandi direttori di doppiaggio, non si può non citare Mario Maldesi, riconosciuto all'unanimità come il più grande nel settore. La sua lunghissima carriera, infatti, vanta grandi nomi come Stanley Kubrick, George Lucas, Tim Burton, Oliver Stone, Ang Lee, William Friedkin, Mel Brooks, Woody Allen, ma anche registi italiani come Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Pierpaolo Pasolini, Francesco Rosi. Maldesi comincia la sua carriera negli anni 50. Federico Fellini, che fu uno dei primi a dargli fiducia, gli affida la direzione del doppiaggio dei suoi film Le Notti di Cabiria, Roma, Amarcord, I Clowns, Ginger e Fred. Seguono le direzioni di film come La Grande Guerra e I Soliti Ignoti di Mario Monicelli, La Ciociara Matrimoni all'Italiana e I Giardini dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, Il Sorpasso di Dino Risi e in particolare la collaborazione con Luchino Visconti nei film Rocco e i suoi fratelli, Il Gattopardo, La Caduta degli Dèi, Morte a Venezia, Ludwig e con Francesco Rosi in Salvatore Giuliano, Le Mani sulla Città, Lucky Luciano e Il Caso Mattei. Ma è soprattutto negli anni 60 e 70 che Maldesi non solo dirige film importanti come Il Laureato, Un uomo da marciapiede, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Quinto potere e tanti altri, ma inizia una serie di collaborazioni diventando il direttore di doppiaggio ufficiale di tanti registi internazionali. William Friedkin lo chiama a dirigere l'edizione italiana del più famoso film horror della storia del cinema, L'Esorcista. Maldesi sceglie la giovanissima doppiatrice Monica Gravina a dare voce all'inquietante protagonista del film Linda Blair. Nella commedia celebri le collaborazioni con il regista Mel Brooks, tra cui Frankenstein Junior, dove i dialoghi adattati in italiano, sempre da Maldesi, riescono ad essere più divertenti dell'originale, rendendo celebri battute come "Sì! Può fare! Il lavoro che ha fatto mio nonno è solo cacca! La morte a me non interessa! La sola cosa che riguarda me è la conservazione della vita!" Sono sceso col montavidante, ho sentito una stranissima musica da sopra in cucina e così l'ho seguita fin qua. Ho fatto un colpo gobbo. Aspetti, padrone, potrebbe essere pericoloso. Vada avanti lei. Lupulula. Lupulula? La? Cosa? Lupulula? E Castello Ululì. Ma come diavolo parli? È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non esisto, è lei il padrone. Dottor Frankenstein. Frankenstein. Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Allora dice anche Frederick. No, Frederick. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? Voci.fm, il sito delle voci. Nel 1977 viene incaricato da George Lucas di occuparsi della versione italiana del primo film di quella che negli anni 80 diventerà la più famosa saga di fantascienza, Star Wars. Maldesi decide di cambiare i nomi di molti personaggi del film, rendendoli più fruibili al pubblico italiano. Ecco così che Darth Vader diventa Darth Fener, D3BO, C1P8. Leia, Leila e Han Solo, Ian Solo. Nella distribuzione delle voci, Maldesi ha la particolarità di non scegliere solo attori che si dedicano al doppiaggio, ma attori a tutto tondo, provenienti sia da teatro che dal cinema. Per Maldesi non è importante che un attore straniero abbia una voce fissa, ma la voce adatta per il personaggio. Infatti, se nel Laureato Dustin Hoffman viene doppiato dalla voce elegante e pulita di Gino La Monica, adattissimo al personaggio introverso di Benjamin, nel film successivo Un uomo da marciapiede decide di mettere la voce sporca e dialettale dell'esordiente Ferruccio Amendola sul personaggio del vagabondo Rico, detto Sozzo. Mentre nel terzo film con Dustin Hoffman, Il Maratoneta, sceglie Giancarlo Giannini per trasmettere l'ansia e la paura
di Thomas Levy. Altra particolarità sono le scelte di attori dialettali su attori stranieri in film italiani, come ad esempio Achille Millo su Alain Delon in Rocco e i suoi fratelli, Corrado Gaipa su Bart Lancaster e Solveig Assunta su Claudia Cardinale in Il Gattopardo, Turi Ferro su Frank Wolf in Salvatore Giuliano. Numerosi sono gli attori lanciati da Maldesi a Leggio, con il quale crea un vero gruppo teatrale del doppiaggio sempre presenti nei suoi film, oltre al già citato Ferruccio Amendola, che diventa in seguito la voce ufficiale di Dustin Hoffman, Giancarlo Giannini, che Maldesi mette su Al Pacino nel film Quel pomeriggio di un giorno da cani, al posto del già collaudato Ferruccio Amendola, facendolo diventare in seguito la sua voce ufficiale, e sull'attore Jack Nicholson nelle sue due interpretazioni più celebri, Shining e Batman. Oppure Oreste Lionello, voce di Gene Wilder in molti film tra cui Frankenstein Jr., o Renzo Montagnani, voce del gatto Romeo in Gli Aristogatti, e tanti altri. Tornando alle collaborazioni con i registi più famosi, sicuramente la più prolifica resta quella con Stanley Kubrick, dove, su suggerimento di Fellini, si affida completamente nelle mani di Maldesi, abituato ad avere il completo controllo delle edizioni italiane dei suoi film e che non si fa problemi a difendere la propria idea anche contro la maniacalità e perfezione di Kubrick. Nascono doppiaggi di film diventati cult, come Arancia Meccanica, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut. Il merito a Maldesi viene riconosciuto con una lettera dello stesso Kubrick, che loda molto il doppiaggio dei suoi film, tanto da definirli spesso migliori delle sue opere originarie. Negli ultimi anni, prima della sua morte nel 2012, Mario Maldesi si è dedicato ad insegnare in accademia ai giovani attori, mettendosi spesso in discussione contro il mercato attuale del doppiaggio, che, andando molto veloce e stretto con i tempi, non offre spesso la possibilità ai giovani di poter imparare il mestiere. Il doppiaggio è cinema. Il cinema è arte, l'arte è immortalità. Continueremo ancora a parlare di doppiaggio qui, sul blog di voci.fm. Un saluto da Alessandro Delfino. Voci.fm, il sito delle voci. Le migliori direzioni di Mario Maldesi. Giulietta Masina e Silvio Noto, voce di François Perrier, in Le notti di Cabiria. Ma che c'hai? Sei triste? Io? No, perché? Non canti più. Vieni, andiamo a vedere il tramonto, è bellissimo nel posto. Il tramonto, Ma dove vorrai andare tu? Marcello Prando, voce di Renato Salvatori, e Lucia Guzzardi, voce di Claudia Cardinale in I soliti ignoti. Però imparai a fare i pupi. I pupi? Che pupi? I pupi con il labis, i disegni per il ricamo. Ma tu che cosa avevi capito? Ti piacerebbero dei pupi? Naturalmente dei pupi veri e una casetta bella tutta nostra. E come fai? Vincendo il totocalcio? Sofia Loren e Achille Millo, voce di Jean-Paul Belmondo in La ciociara. Si può sapere che ti abbiamo fatto? Niente. Ci hai dato dei morti. Sono io che sono morto. Tu sei sincero, magari pure troppo. È con te che non sono sincero. Con me? Sì, con te. Ma vattene, va! Achille Millo, voce di Alain Delon in Rocco e i suoi fratelli. Sandy, perché non vieni dentro? C'è mia madre. Almeno, non so, ti darà qualche cosa per coprirti, eh? Corrado Gaipa, voce di Bart Lancaster, e Carlo Sabatini, voce di Alain Delon in Il Gattopardo. Perché sei vestito così? Un ballo in maschera di mattina? Parto fra poco, zione. Dove vai? Non un duello? Sì, un gran duello, zione. Un duello con il re, con Franceschiello. Vittorio Gassman e Paolo Ferrari, voce di Jean-Louis Trintignant in Il Sorpasso. Sono nelle mani di un pazzo. Hai avuto paura? Io? No, no, guida bene lei. Oh, ma che sei matto, mi dai ancora del lei? E dammi del tu, no? Ormai ci conosciamo. Va bene. Grazie. Gino La Monica, voce di Dustin Hoffman in Il Laureato. Santa pazienza, ma se l'immagine, i miei, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui in questa camera. Ferruccio Amendola, voce di Dustin Hoffman in Un uomo da marciapiede. Io ho paura. Lo sai che gli fanno a uno quando non te nagas, quando scoprono che non può più camminare. Adalberto Maria Merli, voce di Malcolm McDowell in Arancia Meccanica. Faccio sempre questi sogni orribili, disgustosi. È come quando ero tutto a pezzi, mi spiego? Facevo quel sogno sempre. Giancarlo Giannini, voce di Al Pacino in Quel pomeriggio di un giorno da cani. Che riprende a me! Stavano cercando di entrare, no? Chi? Avanti, non dire stronzate, lo sai chi! Monica Gravina, voce di Linda Blair in L'esorcista. Oh, ma dovevi vedere, c'era un uomo con un cavallo tutto grigio. Era così bello, sai.
Claudio Capone, voce di Mark Hamill, Stefano Sattaflores, voce di Harrison Ford e Massimo Foschi, voce di David Prose, in Guerre Stellari. Voglio venire con te ad Alderaan. Qui non c'è niente per me ora. Voglio conoscere le vie della forza e diventare un Jedi come mio padre. Le strane religioni e le loro antiche armi contano poco contro un folgoratore al fianco. Sono soltanto dei semplici trucchi e delle idiozie. Luke, se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro, io sono tuo padre. Oreste Lionello, voce di Gene Wilder, e Gianni Bonagura, voce di Marty Feldman, in Frankenstein Junior. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò. Abi qualcosa. Abi Norme. Sono quasi sicuro che era quello il nome. Giancarlo Giannini, voce di Dustin Hoffman, e Glauco Mari, voce di Laurence Olivier, in Il Maratoneta. È sicuro? Sta dicendo a me? È sicuro? È sicuro cosa? Non so di che cosa sta parlando. È sicuro? Ha dimenticato il soggetto della frase. È sicuro? Sì, è sicuro, molto sicuro, sicurissimo, ci può giurare. È sicuro? Ada Maria Serra Zanetti, voce di Sigourney Weaver in Alien. Guarda dov'è la tua squadra, proprio sotto i commutatori di calore principali. Giancarlo Giannini, voce di Jack Nicholson in Shining. Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso. Su, apri la porta. Su, apri, non hai sentito il mio toc toc toc? Oreste Rizzini, voce di Bill Murray, Sergio Di Giulio, voce di Dana Croyd, e Mario Cordova, voce di Harold Ramis, in Ghostbusters. Secondo questi nuovi dati, forse abbiamo un'eccellente occasione di catturare un fantasma e di conservarlo indefinitamente. Ma è fantastico! Se il tasso di ionizzazione è costante per qualsiasi ectoplasma, potremo anche rompere molti grugni, in senso spirituale, chiaro. Spengler, dici sul serio catturare i fantasmi? Io non scherzo mai. Luca Biagini, voce di John Malkovich in Le relazioni pericolose. Tu mi hai dato un grande godimento, ma semplicemente non posso condurmi a rimpiangere il fatto di lasciarti. È così che va il mondo, trascendendo ogni mio controllo. Ero Spagni, voce di Ronald Lee Hermey in Full Metal Jacket. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà: signore, tutto chiaro, luridissimi vermi? Voci.fm, il sito delle voci.